Questo video per farvi vedere innanzitutto gli ultimi prodotti che ho comprato, prodotti delle nuove collezioni, tipo questo primer perché io ancora non l'ho provato. Perdonate la mia faccia orrenda, vi darò un mio giudizio in merito, vi dirò se mi sono piaciuti, se non mi sono piaciuti. Quindi partiamo con il primer. Questo l'ho preso 3-4 giorni fa, lo Smart Radiance Cream 3-in-1 primer, crema e illuminante insieme. Ho visto già in negozio, l'avevo sgocciato e qua c'è l'apertura. Vabbè, io sia il primer che la crema comunque li applico con il dito. C'erano altre colorazioni, anche la colorazione rosata, però io ho preso questa gold perché sulla mia carnagione, che ho il sottotono giallo, è molto molto meglio la gold. Allora, è molto liquido, non si asciuga subito come altri primer che ho provato. In realtà sì, va lavorato un pochino, ecco, però mi piace. Non è unto, ha minimizzato leggermente i pori, non so se si riesce a vedere dalla fotocamera, ed è bella luminosa, quindi mi piace. 10 punti a Grifondoro. Continuiamo il trucco con il fondotinta, questo è anche nuovo, è di Wet n Wild, golden beige, quindi sempre sui toni del beige giallino. Si presenta con questo cosino, che in realtà a me non fa impazzire, però diciamo che il fondotinta mi piace molto, infatti questo lo sto utilizzando tantissimo, ne metto veramente pochissimo e poi lo vado a lavorare bene. Vado a lavorare il fondotinta con questa spugnetta che sto amando, perché ha la parte dietro tipo è tagliata, squadrata, e quindi riesce bene ad andare negli angoli. Questa parte la utilizzo per sotto gli occhi. Molte volte la vado ad utilizzare bagnata, perché bagnata assorbe meno prodotto. Successivamente lo sfumo bene anche sul collo, perché altrimenti si vede il distacco e non ci piace. Correttore, questo l'ho preso anche tipo 2 settimane fa da Sephora. Mi sono fatta consigliare dalla ragazza che c'era lì, perché le commesse di Sephora siano... ti consiglio io, e hanno tipo ombretto marcato, non sfumato, 2 strisce di blush e rossetto rosso che... anche sui denti tra l'altro, quindi fa, no guarda, io ti consiglio, però l'ho voluta ascoltare perché alla fine si impara sempre qualcosa. E anche un correttore illuminante, ed è il numero 03, Cream Lumiere si chiama, è sull'aranciato, ha tipo un applicatore in penna. Io lo vado ad applicare semplicemente così, vado ad applicarlo anche sui brufoletti, in realtà per i brufoletti ne utilizzo un altro, però vabbè. Prendo un pennellino piatto e vado a lavorare il prodotto. E io ho da fare dei movimenti leggerissimi sotto l'occhio, tipo quasi a picchiettare, perché è così. Qual era lo sbaglio che facevo anni fa? Andando a strofinare, perché strofinavo sotto l'occhio, cacciavo tipo gran parte del prodotto. Oltre che la resa del prodotto è molto superiore, vado ad applicare il Bru Cacao perché l'ho dimenticato. Ho applicato anche il primer, adesso la cipria, che questa qua me l'hanno regalata, quindi la sto testando. Non penso sia abbia un costo elevato, della Ingrid Cosmetic. È una cipria trasparente, mi sta piacendo. La vado ad applicare con il Kabuki. Più anni ha questo Kabuki. Sbatto un po' e vado a quasi tamponare pure con questo la cipria, soprattutto insistendo sotto l'occhio e sulla fronte, perché è la zona in cui mi lucido di più. Sopracciglia, sto utilizzando una matita di Wycon, che è la colorazione più chiara di... ah no, la 02, non è la 01 perché quella era troppo troppo chiara. È una matitina che ha dietro anche il pennellino, il pettinino. Vado direttamente, cioè solo a dargli una mezza forma. Qua la colorazione è bellissima, visto che si intona sia alla mia carnagione che ai miei capelli. Le pettino verso l'alto. Per quanto riguarda il contouring, blush, highlighting, sto utilizzando questa palettina di NARS che ho comprato da pochissimo, in realtà la sto ancora testando, non ha neanche una settimana. Questi due colori bellissimi, perché sono molto freddi, quindi mi sta piacendo. Il contouring con questo pennello, perché mi trovo molto bene, entra proprio nello zigomo, per questo mi piace tantissimo. Vado a sfumarlo così con tocchi leggeri. Boom! Per quanto riguarda il blush, vado ad applicarlo con questo pennello, che ormai ha fatto i suoi anni, angolato, e mi trovo benissimo. Vado con dei tocchettini leggeri. Mi piace perché dà un tocco di colore vivo. Cioè, sei viva con questo blush. Vado anche a rendermi viva sul naso.
A me dispiace che dalle stories che faccio su Instagram, e io in realtà vi vorrei far vedere tutte queste cose, ma non rende il trucco dalle stories. Highlighting, per l'eyeliner, per l'illuminante sto utilizzando questo, che anche questo è in via tester, quindi però mi piace da morire il colore perché è sempre sui toni del gold. È liquido. Ed è di Wet n Wild, io ultimamente la Wet n Wild andiamo a braccetto. E vado ad applicare con questo pennello, metto un pochino sul dorso della mano, lo vado a prendere col pennello e lo applico perché dall'applicatore l'effetto è troppo troppo pesante, a me non piace quell'effetto pesantissimo. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, perché sono in via tester i prodotti. Ne metto un pochino sul naso, anche qui al centro. E sull'arco di Cupido, che ancora in realtà ho il brucacao, quindi adesso vado un attimo a toglierlo. Ho preso sempre da Kiko perché c'era una promozione strana, nel senso che se prendevi due prodotti, i due che costavano meno te li regalavano, quindi ovviamente cosa fai? Non li prendi? Questo è l'ombretto, è bellissimo, cioè somiglia tantissimo all'ombretto nella Naked 2. È il numero 200, vado ad applicarlo bagnato perché l'effetto è ancora più bello. Io in realtà mi trovo molto meglio col dito, quindi lo metto col dito, che è meglio. Vado a mettere nella piega dell'occhio questa palettina di Max Factor numero 5, Hearty. È uscita da pochissimo e mi piacciono tutti gli ombretti che ci sono dentro. Sono bellissimi, sono proprio i colori miei della terra. Prendo questo qui e vado a metterlo nell'angolino. Vado a prendere il pennellino di Kiko, che anche questo me l'hanno regalato insieme al rossetto. È da sfumatura, ma è bellissimo, mi ci sto trovando veramente bene. È la seconda volta, la terza volta che lo utilizzo. Senza gravare troppo la mano, vado a sfumare molto delicatamente. Vado a prendere il colore più scuro della palette, questo qui. E vado all'angolo esterno per dare tridimensione. Per dare quel tocco glowy allo sguardo, vado a prendere questo. Ok, passiamo invece all'eyeliner. Ultimamente sto utilizzando un eyeliner in polvere, il numero 22, è marrone, di Diego Dalla Palma. L'effetto è, come piace a me, super delicato, non, niente di troppo pesante. Ok, passiamo al mascara di Benefit, il Bang, insomma, quello famosissimo ormai visto in tutte le salse. Ho deciso di acquistarlo perché mi incuriosiva troppo, ho detto devo provarlo. È molto molto sottile, ecco, e io amo perché ho le ciglia molto corte e non riesco a prenderle con uno scovolino grosso. Vado alla base tipo zigzaggo, così. La cosa che ho dimenticato è la matita all'interno dell'occhio. In questo caso è un Kajal marrone. È una marca che ho comprato da Piazza Italia e si chiama Claudie e mi piace tantissimo, scrive alla perfezione. Se la bruciate con un accendino, scrive ancora di più. Il rossetto. Allora, ultimamente ho la fissa dei rossetti nude, vabbè, ultimamente nude, sempre nude. Questo qui è di Kiko, me l'hanno regalato con quella promozione 2 in 1, 2x2, cioè. Ed è bellissimo perché è un nude scuro. Ecco il colore, qua si vede bene. Il rossetto è proprio squadrato e si applica benissimo. In genere lo ridefinisco sempre con un pennellino. Ci siamo! Ok ragazze, questo è il trucco finale. Trucco finale. Che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento sul prodotto che vi è piaciuto di più e su quello il vostro must del periodo. Il mio must del periodo è l'illuminante. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!